Modica ha scelto. Vuole la continuità amministrativa premiando l'operato dell'uscente Ignazio Abate. Che il primo cittadino fosse in vantaggio rispetto agli altri era risaputo, ma quello di Abate è stato un vero e proprio plebiscito. Alla fine si sono recati alle urne oltre il 62% degli aventi diritto, poco più di 29.000 elettori che hanno scelto senza alcun margine di dubbio per la continuità. Chiara la delusione tra i competitors, con in testa il candidato della lista 100 passi, Salvatore Poidomani, che sperava nella possibilità di un ballottaggio e che invece si dovrà accontentare di un posto in consiglio. Delusione anche nel centrodestra, con il flop del candidato proposto dalla Lega, Gabriele Amore. All'interno della coalizione ci si chiede se qualcuno abbia tradito, ma il consenso ricevuto da Amore va ben al di sotto delle aspettative. Amarezza anche in casa 5 Stelle. I pentastellati partivano forti dal larghissimo consenso ottenuto alle scorse politiche, con i modicani che hanno votato in massa il movimento grillino, facendolo attestare ad oltre il 52%. Le amministrative però sono altra cosa, una realtà sbattuta in faccia in maniera cruda al candidato Carlo Cartier, che oggi si chiede cosa si sia sbagliato in questa campagna elettorale. Per quanto riguarda invece le liste, la più votata è stata quella di Modica 2018 a sostegno di Abate, la seconda Modica Est, sempre per il candidato sindaco uscente, e la terza Forza Italia. Delusione si è registrata anche in casa PD, che si è attestato a poco oltre il 7%. Tra i singoli candidati hanno fatto registrare un exploit l'assessore uscente designato Pietro Lorefice con oltre 600 consensi, Mommo Carpentieri in Forza Italia con oltre 500 voti, Antonio Ruta nella lista 100 passi con oltre 200 voti. La più votata, salvo aggiornamenti delle ultime ore, è stata la consigliera uscente del Partito Democratico Ivana Castello, che ha ricevuto oltre 800 consensi.